Allora, rieccoci qua. Nel frattempo, durante la pubblicità, noi ci siamo divertiti a prendere un blocco proprio di muratura, trasportarlo, è leggerissimo, perché è parte di quello che ci andrà ad illustrare il dottor Marco Bianchi, direttore tecnico commerciale Bioisotherm. Sistema muratura portante ad alto isolamento termico. Per intenderci è questa cosa qui, che noi abbiamo qui, che noi stiamo vedendo appunto, adesso vediamo anche nelle immagini, ovvero leggerissima, perché l'ho portata io quindi con estrema facilità qua dentro. E che cos'è? Di che cosa si tratta? Si tratta di un, come diceva il dottor Furlan, un sistema di blocco cassero. È realizzato in, come lo vedete, grigio, in neopor. Il neopor è un polistirolo che è composto quindi da materia prima plastica e per il 98% di aria. Chiamiamola che ingegnerizziamo l'aria, cioè la inglobiamo e la facciamo funzionare come isolamento. Ma dentro, adesso rivediamo anche le immagini che ci sono, fanno comprendere, dentro viene messo qualcosa oppure resta vuoto? Sì, dentro c'è la muratura? Questo è un sistema per creare un cassero, quindi un involucro dove poi riempirlo col calcestruzzo armato. Ah, col calcestruzzo armato, esatto. Quindi noi non abbiamo più il sistema dei classici, cioè qua non abbiamo la classe in C mattoni, no, che travi, pilastri, mattoni, spariscono. Niente, via. Il vantaggio di utilizzare sistemi costruttivi, la scelta fatta dall'impresa Furlan, è quella che il sistema guida la costruzione e non ci sono errori di nessun tipo, perché montando il sistema automaticamente si creano i fori dei serramenti, l'isolamento nell'angolo, la soluzione dei ponti termici e tutto fatto nello stesso modo. Sì, tutti i ponti termici. Quindi le finestre, gli infissi che dopo saremo a vedere, hanno il loro inserimento senza... Assolutamente, assolutamente. I ponti termici sono risolti nel modo corretto, quindi non ci sono poi margini di errore perché il sistema è già composto nel momento in cui tu lo acquisti. Ci sono i vari elementi, i mattoni dritti, chiamiamoli, gli elementi base, gli angoli, i voltini per fare la parte della trave sopra il serramento, le spallette del serramento, tutto già predeterminato e preprogettato. Dentro voi ci mettete il calcestruzzo? Una volta sì, voi, impresa Furlan, lo riempie di calcestruzzo. Diciamo che facciamo l'isolamento prima di fare il muro. Perfetto. Ecco, esatto. Ecco, se può specificare per chi ci vede, esatto, il concetto di ponte termico, perché credo che sia un concetto che non tutti... infatti, che l'ho dato per scontato. Allora, il concetto di ponte termico è praticamente quella casistica, per la gente comune. Esatto, quella casistica che si incontra quando la temperatura, l'azione dell'atmosfera esterna all'interno dell'edificio crea delle, come posso dire, condizioni per cui la parte esterna passa verso quella interna. Facciamo l'esempio dell'inverno. L'inverno fuori c'è molto freddo, all'interno c'è relativamente più caldo perché riscaldiamo. Se un ponte termico è risolto in modo non corretto, in quel punto è molto probabile che si formino delle muffe o dell'umidità. Sì, è come quando andiamo in autostrada, per esempio, quando passiamo in città, c'è il nostro il contagradi è più alto, esatto, quando usciamo fuori città è più basso perché in città c'è dispersione termica, e qui torniamo, esatto, al discorso che faceva Furlan, che l'importanza dell'investimento in questi termini, della, esatto, scelta per evitare perdite di quattrini. Infatti il ponte termico è proprio, come ha detto lei, una perdita di energia, che significa una perdita di euro, perché io questa energia comunque la produco e non la tengo all'interno della casa. Infatti la filosofia un po' di Bioisotherm è quella che si pensa, almeno noi siamo convinti, che la maggiore e miglior fonte di energia in natura è quella che non si consuma. Noi cerchiamo di non fare consumare energia. In sostanza un ponte termico è un punto dell'abitazione isolato male, perché se io realizzo un tipo di muratura che ha un determinato isolamento e alcuni punti dell'abitazione non li isolo correttamente, quelli là mi provocano problemi. Per assurdo, più è isolata una casa, più il ponte termico, ovvero sia il punto della casa isolato male, può dar problemi. Per cui chi fa edilizia con sistemi ad alto isolamento è estremamente importante che curi bene i ponti termici. È chiaro che avvalersi di un sistema che di suo risolve tutti i ponti termici, perché in sostanza l'isolamento nasce assieme alla muratura, non lo vai a realizzare dopo con il rischio di sbagliare. Vale anche per le fondazioni questo sistema? Come funziona per la fondazione? Allora, vale anche per le fondazioni, nel senso che il calcestruzzo chiaramente è un materiale che tende a portare dentro freddo, dicendola semplicemente, no? Per cui, siccome la fondazione è a contatto con l'esterno, d'accordo, bisogna cercare di isolare anche quei punti della fondazione che sono a contatto con l'esterno e che quindi si possono raffreddare. Pertanto è importante magari isolare bene gli aggetti, i famosi cordoli di fondazione, non tanto magari l'intradosso che poggia su un terreno che non porta dentro freddo, che porta dentro freddo sono le zone scoperte, le zone all'aria, per cui è importante isolare ad esempio i poggioli, ovvero sia le solette che escono a sbalzo sugli edifici. Anche il tetto probabilmente. Anche il tetto, le cornici, un grosso ponte termico su molte abitazioni è proprio la cornice, perché magari io faccio la mia parete ben coibentata, poi arrivo in copertura, ho la mia cornice in calcestruzzo che esce, il calcestruzzo si raffredda, mi porta dentro quel freddo là e, situazione classica, le parti alte delle abitazioni presentano il baffo di muffa. Certo. Quello è il ponte termico, ovvero sia dalla cornice di calcestruzzo che si raffredda mi entra il freddo. Quindi bisogna isolare anche tutti gli aggetti. Il prodotto Bioisotherm permette di realizzare un cassero isolato anche per gli aggetti esterni, per cui anche tutto quello che sporge, diciamo, è compreso all'interno dell'isolamento. Capisco. Un'altra cosa, lei ha detto bene, messo il calcestruzzo, voi mettete anzi il calcestruzzo. Esatto. Certo. Per quanto riguarda l'antisismicità, c'è una certa elasticità del materiale, il rivestimento immagino di sì, ma il calcestruzzo interno la rende ugualmente elastica o antisismica, perché poi parte della normativa? Io faccio sempre l'esempio della scatola di scarpe. Lei immagini un coperchio della scatola di scarpe appoggiato su 4 biro, nel momento in cui fa muovere il tavolo sul quale è appoggiato il coperchio cade, e questa è la classica struttura intelaiata, i pilastri e le travi. Lei immagini di mettere questo coperchio sulla sua scatola, in questo caso il sistema pareti Bioisotherm, vedrà che la casa... Quindi è previsto anche questo? Assolutamente, la situazione di sicurezza sismica per eccellenza. Le dico, nei paesi dove i terremoti sono molto più elevati, immaginiamo il Cile, tutte le costruzioni sono fatte a pareti in calcestruzzo e non a travi e pilastri. E dentro ci sono dei metalli? Sì, c'è l'armatura di acciaio, sì, sì, assolutamente. Evitando la gabbia di Fahrenheit? Volendo sì, evitando la gabbia di Fahrenheit. Chi vi parla abita in una casa coerentemente fatta così, quindi la vivo tutti i giorni e ci sono i vantaggi. No, mi incuriosisce perché io ho visto anche in costruzione un'abitazione. Il terremoto ogni giorno però. No, il terremoto... No, ecco, le case normalmente sono fatte per riuscire a salvare la vita, ma non tanto a salvare l'involucro. Infatti vedete nelle immagini normalmente che vediamo nei terremoti in Italia ci sono alcune case che proprio cadono, ok? Con il sistema Argisol si arriva a 2 livelli in più, cioè oltre a salvarsi la vita, la costruzione non subisce. Quindi la carpenteria resta uguale? La carpenteria rimane un muro in cemento armato oppure semplice, invece di realizzarlo con il classico cassero di legno si usano questi casseri pre-isolati. Cambia proprio la struttura, nel senso che nella classica muratura in laterizio che fa da struttura non è tanto la muratura quanto i vari pilastri in cemento armato, d'accordo? Perché è il cemento armato che tiene su una casa, e se noi pensiamo a una casa standard è composta da tanti pilastri e da travi, quindi da un telaio che ha una certa debolezza alle oscillazioni. In questo caso qua invece abbiamo un'intera, è tutto il muro che è in cemento armato, per cui aumentiamo la solidità dell'abitazione in maniera veramente spaventosa, di conseguenza diventa molto più solida, molto più flessibile e quindi ha un comportamento molto migliore anche di fronte a un sisma. E come costi? Il costo di un mattone, il costo più o meno? Nel sistema generale. Parlo esclusivamente per della struttura. Un poco confrontabili, nel senso che comunque il risultato ottenuto è certamente diverso. Detto questo, è più costoso cosa? Ma il costo poi è relativo globale dell'edificio, può darsi benissimo che in alcune situazioni ci possa costare di meno piuttosto di più, però diciamo che... E la durata è ugualmente come la classica, cioè dura il materiale. La durata è molto più elevata, perché il polistirolo che fa da isolamento ha un vantaggio che potrebbe essere molto richiesto da ognuno di noi, è inerte dal punto di vista chimico, quindi significa che non reagisce con l'ambiente che lo circonda e quindi mantiene questa sua caratteristica costante nel tempo. Posso fare una domanda? Perché io, non è una provocazione, solo un chiarimento. Io sento dire spesso che l'isolamento deve essere solo esterno, in questo caso abbiamo un doppio isolamento interno e esterno. Esatto, la cosa che sente dire lei non è scorretta, però ci sono dei vantaggi dal punto di vista, come posso dire, operativo, siccome questo nasce per essere un cassero in calcestruzzo, per gettare pareti in calcestruzzo è necessario che all'interno ci sia comunque, anche per esigenze industriali di produzione, il fatto dello stesso materiale. Quello che deve essere performante all'interno è il rivestimento, e infatti poi anche di questo parleremo con l'impresa Furlan. L'impresa Furlan non ha sottovalutato questo aspetto, perché ha scelto poi di rivestire le case con un intonaco in gesso da 2,5 cm. All'esterno o all'interno? All'interno. Esternamente i rivestimenti si possono mettere rivestimenti di tutti i tipi, che crea questa possibilità di avere la superficie interna degli appartamenti conforme a poi quello che sono le necessità del funzionamento dell'edificio. Ecco, quel che si fa fare sistema, cioè non è una cosa a sé stante. Due cose, perché è interessante questo. La vostra azienda è un'azienda di Padova, tra l'altro. La nostra azienda non è che venite dall'altra parte del mondo. Stiamo qua a 500 metri da voi. Ecco, cioè nel nord-est. Esatto. Due parole proprio dell'azienda per capire cosa si tratta, perché voi avete fatto anche voi investimenti importanti per arrivare a questi materiali performanti, eccetera. Non siete in 150 dipendenti? No, siamo piccolissimi, siamo una quindicina, ci lavoriamo a livello nazionale, abbiamo 35 anni di storia, quindi di fatto noi le leggi del 2020 già ne parlavamo 35 anni fa, siamo un po' pionieri su questa situazione, e abbiamo una rete di vendita a copertura nazionale e ci occupiamo sia dell'assistenza alla progettazione, della collaborazione con le imprese e poi di seguire tutta la parte anche post costruzioni per valutare che poi le cose siano fatte assolutamente bene, ma siamo facilitati dal prodotto che vendiamo, cioè è tutto molto molto semplice. Ecco, io chiedo, ma voi avete cavalcato la crisi, l'avete superata, ne avete sofferto? Perché lei mi dice mercato Italia. Mercato Italia è molto variegato, siamo molto amati di Leopardo, noi siamo fortunati perché riusciamo ad incontrare imprese come l'impresa Furlan che hanno voglia di innovare, cioè di cambiare. Quindi andate a cercarvi proprio questi partner. Diciamo che ci troviamo perché poi quando si fanno certi tipi di ragionamenti le persone che arrivano a farli arrivano più o meno alle stesse conclusioni e quindi riusciamo a trovarci abbastanza bene. Poi ci sono quelli che invece ci credono da tempo, perché intanto poi si parla di fisica, di chimica, non è che si parla di cose particolarissime, per cui chi si fa qualche domanda riesce ad arrivare prima a questi tipi di soluzioni. Alle volte anche i clienti finali ci vengono a chiedere: io voglio la casa fatta con questo materiale, segnalatemi l'impresa, segnalatemi il progettista che usa il vostro materiale. Per fare ricerca, quindi arrivare a questi materiali, per superarli, perché poi io penso che domani voi proporrete qualcosa anche di diverso, se qualcosa di diverso arriverà. Come fate? Che quello è un po' il problema, perché lei rappresenta la tipica impresa del nord-est. Esatto. Piccola, consolidata, che però sta lottando, che ha trovato delle soluzioni ideali, che però ha delle difficoltà oggettive. Cioè quello che dicono tanti imprenditori che vengono: io non riesco a fare innovazione perché costa l'innovazione, quindi come fate? A nostra volta andiamo con i fornitori, noi abbiamo dei fornitori di riferimento, in questo caso la BASF, una multinazionale tedesca, e sono quindi loro che puntano sull'innovazione di prodotto, cioè noi alla fine invece di usare un polistirolo semplice come utilizzavamo fino a 3 anni fa, siamo passati a questo nuovo polistirolo, il neopor, che è stato sviluppato da BASF perché intercetta anche una parte del calore che il sole trasmette per irraggiamento, cosa che non fanno in tantissimi. E quindi noi andando avanti ci saranno delle soluzioni più innovative e noi le seguiremo. Complimenti. Grazie. Lavorate anche per il pubblico o solo privato? Noi lavoriamo per tutti. Anche per tutti, perché è una domanda poi sul pubblico. Sì. Pubblico, privato, imprese, qualsiasi cosa. Adesso fa smontare la casa. No, era un riferimento alla legge di stabilità. Ci sta anche. C'è assolutamente, questo sì. Beh, ma anche il pubblico, tra l'altro adesso gli edifici pubblici hanno una normativa del 2017 che devono adeguarsi alle nuove normative energetiche. Il discorso era sullo split payment, no? No, perché noi forniamo le imprese che hanno il contratto con il pubblico. La cosa è, per chi ci sta ascoltando, in pratica con la legge di stabilità c'è, per evitare che ci sia evasione IVA da parte di imprese che lavorano con il pubblico, quando si fa fattura al pubblico la si fa senza IVA. E quindi questo l'obiettivo del governo è quello di recuperare 15 miliardi di IVA attraverso questo sistema, e sono inserite le leggi stabilità. È un po' più complesso. Beh, non è che non si fa senza IVA, la si fa con l'IVA, però non la si versa. La versa il pubblico. La devo versare direttamente io allo Stato, non la verso più al mio fornitore. Aspettando che ti arrivi, che ti torni... eventualmente sì, però è diversa perché cambia poi la dinamica del flusso finanziario delle imprese. No? Certo, questo molte imprese... giocavano anche il discorso dell'IVA. Sì, assolutamente. Facilitazioni varie. Allora. Comunque, non si possono permettermi a costi di diventare ripetitivo, e uscire dalla crisi non è una questione di metodo ma di mentalità. È inutile andare a cercare il metodo per uscire, bisogna essere propositivi, bisogna credere in quello che si fa, è un messaggio che vorrei lanciare a tutti, se si crede in quello che si fa, se si ha voglia di riuscire in qualcosa, d'accordo, e allora si può fare qualcosa di positivo. Se si cerca soltanto la soluzione migliore per ottenere un risultato, difficilmente si arriverà a qualcosa. Bisogna credere in quello che si fa e domandarsi: quello che sto facendo, perché lo faccio, d'accordo? Che valore ha? E com'è che lo posso migliorare? E quindi, a mio avviso, è tutta una questione di mentalità e di sapersi mettere in gioco. La soluzione non la trovi dietro l'angolo, non c'è un modo, un metodo per riuscire, bisogna metterci del proprio e bisogna lavorare molto veramente di mentalità. Infatti questo potremo anche ripeterlo dopo, perché sta emergendo proprio questo aspetto che è fondamentale, un po' la chiave che può essere di lettura di tanti successi o insuccessi che purtroppo si manifestano. La parola crisi vuol dire cambiamento. Sì, che è difficile farlo, ingranare il cambiamento, non è forse semplice. Allora, la casa è fatta, abbiamo visto, fondamenta, struttura portante, noi procediamo, però per procedere abbiamo bisogno di un intervallo pubblicitario brevissimo, restate con noi perché stiamo entrando sempre più nel dunque, in modo che imparate anche voi come si dovrebbe costruire, tra poco.